Secondo me, fra le cose che puoi aspettarti da un amico, c'è il fatto che sia interessato agli eventi della tua vita e a tutte le cose di cui vuole renderti partecipe. Se sei su Facebook, può darsi che questo sia il tuo principale mezzo per comunicare con amici che non vedi spesso. Quindi, se sono tuo amico su Facebook, hai ragione di aspettarti che io guardi o ascolti i tuoi post. Che amico sono se rischio di perdermi le tue notizie, magari importanti, sia belle che brutte, e che presupporrebbero da parte mia parole di congratulazioni o di cordoglio. Insomma, secondo me presuppone un impegno il considerarsi amico di qualcuno, non importa se su Facebook o altro luogo. Se mi rendo conto di non essere davvero amico di una persona, e che quindi seguire le sue notizie non è una priorità, credo che cancellarla dalla lista di amici di Facebook sia un segno di rispetto, di trasparenza. Significa non volerla illudere di un rapporto che in realtà non c'è. Questo farò a breve, rimanendo con poche decine di amici, per poter coerentemente dedicare a Facebook pochi minuti al giorno. Essere amico di centinaia di persone, almeno per me, è impossibile. Quindi chi verrà cancellato sappia che è una questione di tempo e non di antipatia nei suoi confronti. Magari in certi casi anche, ma insomma non necessariamente. Comunque tutti, tranne le persone che ho bloccato chiaramente, possono comunicare con me in chat se necessario e seguire i miei post pubblici, che sono la maggioranza, andando sulla pagina del mio profilo e cliccando su Segui. E anche cliccando Mi piace sulle pagine che gestisco, e cioè Psicoperformance, Valdarno Salute e Umanitamtam, di cui metto il link nel primo commento di questo video. Ciao!